Come sopra, così sotto, perché significa che l'esistenza è una, non c'è sopra, non c'è sotto. E quest'anno qui, sotto la piramide di Mauro Staccioli, si festeggia la quarta edizione del Rito della Luce, il solstizio d'estate, la luce, la bellezza. Un rito fortemente voluto dal mecenate siciliano Antonio Presti. Perché un rito legato al 38° parallelo? Io, quando ho edificato questa piramide, che per me era una piramide di luce, di conoscenza, è stata installata in un luogo non solo simbolico, ma anche universalmente parlando, un luogo che bilancia degli opposti. Il 38° parallelo divide anche e tocca dall'altra parte del mondo quella Corea. La Corea è un luogo di divisione, una Corea del Nord e una Corea del Sud che trovano sempre nella conflittualità un loro modo di guardarsi. Ecco, questa piramide parla del valore di essere unità, non più del doppio. L'essenza stessa del rito della luce coincide con il solstizio d'estate. Come vuole garantire la prosecuzione di questo rito alle nuove generazioni? Mi interessa lasciare un rito che deve consegnare come sua macchina universale sempre la conoscenza. Allora, questa conoscenza, che soprattutto in questo momento dalla dittatura del potere è stata offesa, ecco, attraverso questi grandi progetti didattici che io voglio lasciare alle scuole dei Nebrodi e delle Madonie, questi progetti didattici iniziano ogni anno a ottobre, durante l'anno tutti i ragazzi, quest'anno abbiamo coinvolto 3.000 studenti, ecco, tutti questi ragazzi studiano poesia, compongono poesia e si informano anche su questi grandi autori che durante l'anno vanno a incontrare i ragazzi con dei reading bellissimi che facciamo all'interno delle comunità, dei paesi dove creiamo il progetto. E dopo un anno di formazione di eccellenza emozionale, dove i ragazzi ritornano a essere protagonisti, ecco, di un percorso che anche la parola stessa poiesis è il fare, è l'azione militante della resistenza, e i ragazzi alla fine dell'anno, al 21 giugno, il giorno che vince la luce sulle tenebre, è il giorno della piramide che viene aperta al pubblico, questi ragazzi hanno solo una mission da eseguire per il loro futuro. La mission è quella sempre di consegnare la conoscenza, e consegnando conoscenza consegnano luce. Il giorno della luce, questa luce vuole parlare un po' ai nostri telespettatori per confermare non solo la bellezza e il valore del futuro, ma per parlare ancora del valore dell'esempio. Come nasce l'idea di coinvolgere un ospite e farlo diventare opera stessa all'interno di queste stanze che sono delle opere d'arte? Io ho avuto un'intuizione rispetto all'arte anche come linguaggio. Spesse volte, quando parliamo di contemporaneo, il pubblico, anche quello più semplice, si interroga e dice: ma che cosa significa, che cosa vuol dire? Questa è opera d'arte, un qualcosa che non mi appartiene come codice. Parliamo anche di un'opera d'arte contemporanea che a volte si è stata tradotta con dei linguaggi sull'astrazione, quindi anche linguaggi un po' difficili da comprendere. Allora il pubblico può rimanere passivo, oppure peggio, non si avvicina, non si accosta a questo linguaggio. Quando entri dentro la stanza come opera d'arte, il passaggio universale è proprio questo: non guardi più il quadro, non guardi più la scultura, non giudichi, ma tu, nell'essere emozione, conduttore di emozione, in quel momento, nello stupore dell'emozione, tu diventi opera. Allora l'arte non è il fine, l'arte è il mezzo. L'artista, il quadro, la scultura non deve essere una rappresentazione autoreferenziale del suo essere forma e segno, ma deve essere un qualcosa che deve contattare sempre le corde del cuore.